Stefano Cerioni, dopo le quattro medaglie femminili, se ne sono arrivate due al maschile, è arrivato un altro titolo europeo. Qualche parola su Filippo Macchi e su Guillaume Bianchi, che portano l'Italia all'oro e al bronzo nel fioretto maschile. Due medaglie stupende, uno dei due giovani che stanno crescendo, stanno dimostrando sempre più di essere nel gota del fioretto mondiale. E molto bene, sono due, come dicevo, molto giovani che alle prime medaglie, alle prime esperienze importanti, riuscire a vincere una medaglia è sempre difficile. Complimenti a loro e complimenti anche a Daniele Garozzo e a Alessio Fogoni, che sono arrivati a un passo dalla medaglia anche loro. Abbiamo fatto anche oggi una gara strepitosa. Un peccato non essere riusciti ad arrivare tutti sul podio, però è un'abitudine che vorremmo prendere, ma non è mai facile farlo. Comunque grande soddisfazione per quello che abbiamo visto, grandi complimenti ai ragazzi e per questa mezza parte di europeo, quella individuale molto importante. Adesso ci aspetta quella di Cracovia, dove dovremmo, per la qualificazione olimpica, cercare di fare il meglio.